tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono Palucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Nozz Perry so Challenge allora ragazzi nello scorso episodio vi avevo chiesto appunto di dirmi se poteva andare bene per voi Um, diciamo di vedere un, uh, un video uh, all'interno del quale vi mostravo um, dedicando un quarto d'ora al gruppo femminile e un quarto d'ora al gruppo maschile i pargoli di Milton quindi io cosa ho pensato di fare a prescindere perché lo trovo giusto ragazzi di entrare nel cast, ciao bel figo di entrare nel cast ragazzi per mostrarvi più da vicino le pargole in questo caso le pargole di Milton ragazzi sappiamo eh, sono in minoranza quindi sono soltanto quattro e io andrei ad iniziare dunque partiamo ragazzi con Robin allora eccola qua ragazzi lei è Robin Rainbow Oder ed è nata ovviamente dall'unione di Milton con la splendida Violet, che vedete qui. Eccola, ve la mostro proprio al volo, ragazzi. Eccola qua. E, um, eh, cioè, premessa, mostro lei, ragazzi, perché sta nell'unità familiare, in quanto. Eh, pretendente all'epoca di Milton che poi è stata votata per essere no, scelta come, come mamma diciamo, eh, cioè come moglie scusate che poi vabbè si sono sposati quello è un altro discorso e mh, dicevo lei è nata dall'unione appunto di questi due sim um, e insieme a lei ovviamente è nata anche sua sorella la sua gemella Mira che vedremo tra poco questa qui ragazzi è Robin ovviamente attualmente hanno tutti gli stessi tratti però ripeto, qualora poi non fossero scelti come la ritratti cambieranno E ne è questa qui, molto molto ma molto carina E ricordo che sia lei che Mira, ovviamente essendo gemelle Ecco Mira ragazzi, guardate che meraviglia anche lei Sono veramente stupende tutte e due, mi piacciono tantissimo Guardatela, eccola qui Sono nate appunto, no? Milton più eh, Violet, appunto dicevo e Violet, ricordo, è stata creata da Vanalia 87. Che io ringrazio ancora una volta di cuore. Ma veramente, grazie, grazie, grazie. Perché è giusto dare i meriti, ragazzi, a chi li ha. Poi passiamo a Giada Rainbow Green. Guardate, ragazzi. Anche lei è meravigliosa. E notare che tutti. Hanno veramente ripreso molto, ragazzi, anche le ragazze, insomma. Molto da Milton. Molto. Cioè, secondo me, proprio le hanno staccato la testa. Molti <ride> tutti i figli di Milton, devo dire, ragazzi. Ecco. Eccola qua. E lei è nata dall'unione di Milton con la splendida Samantha Green che è stata creata da Ari Sims, che io ringrazio veramente di cuore. E questa è Giada, ragazzi. Bellissima. E infine per quanto riguarda le pargole abbiamo Sofia Rainbow Campfire, il cognome è tagliato perché non entrava tutto. E anche lei, guardate, se non ha ripreso dal padre. Eh? Devo dire sì, proprio, <ride> veramente ragazzi, gli hanno staccato la testa. E lei, eccola qua. Eh? Non è adorabile anche lei? E lei ragazzi, ricordo, perché eh, giustamente, è nata dall'unione tra Milton e Bonnie Campfire che è stata creata da Eroic Hall, che io ringrazio veramente, ma veramente di cuore. Siamo ragazzi in casa Rainbow. Sono le 6 del mattino e le ragazze si sono prese un giorno libero da scuola. Come potete vedere c'è chi sta messa meglio, al parlo proprio a livello di, um, di bisogni, diciamo. E chi sta messa un po' peggio Guardate tipo l'energia Però ragazzi Ci tenevo A uh, non perdere tempo prezioso Perché stavo guardando ragazzi il calendario Ho notato Vedete che già domani segna il primo compleanno E, e quindi ragazzi bisogna darsi una mossa Perché sì mm. Eh sì eh, ragazzi sì Segna il compleanno della nostra Sofia E quindi ragazzi eh, Non è il caso di perdere tempo Quindi mentre Milton e Violet sono qui a riposare le nostre sono qui a fare colazione, è così divertente con Mira, ma certo tesoro, è tua sorella, quindi vuoi essere divertente e buffo E um, racconta una barzelletta sui vecchi tempi, del tipo sembra ieri eh, che eravamo delle piccole toddler pronte a crescere, giusto? Eh lo so tesoro, sembra ieri Io, ragazzi intanto, eh, fai qualcosa di romantico no? Ecco vi mostro questa cosa, perché off camera vedete? Completare la pietra miliare di un'aspirazione perché con lei avevo sbagliato, con Mira avevo messo di completare una pietra miliare. Mi ero, mi ero confusa quando avevo scelto il proposito, ragazzi. Sempre 200 sim, quindi ovviamente capite. E, e quindi off camera le ho fatto fare due appuntamenti che, però, ho organizzato e annullato. Infatti, ha avuto, poveretta, appuntamenti orribili. Però, vabbè, e, oh, bene. Vuoi giocare ai videogiochi, tesoro? Fammi vedere le tue sorelle cosa vogliono fare, a parte lavatrice e cose varie. Ma veramente non avete altro di meglio da fare? Oh, impara a conoscere Robin. Vedete? Oh, bene, questa è una cosa che mi interessa molto. E ci tenevo, ragazzi, comunque, a precisare una cosa. Perché um, voglio che sia chiara, cosa accadrà nel momento in cui io sceglierò l'erede. A prescindere da chi sarà, ecco, l'abilità di Malizia mi fa tanto piacere. A prescindere da chi sarà, ragazzi, maschio, femmina, mm, io uh, ho in mente, ragazzi di immaginiamo, per esempio, ora ecco, facciamo conto che sceglierò Giada. No, magari anche la, al vostro aiuto, le votazioni, eccetera, eccetera. Um, non si chiamerà più Giada, ragazzi, ovviamente, perché io le darò un nome, non avrà più il, il colore dei capelli sull'azzurro. Lei diventerà la generazione rossa, ricordo, e quindi tutto sarà impostato su quel colore. E io vorrei cercare anche di darle un nome inerente appunto al colore eh, che rappresenta. Un po' come Milton, che all'interno del, del nome, se andate bene a vedere, come dissi tanto tempo fa, eh, c'è la. La parola, diciamo, menta, mind. Quindi, um, questa cosa ci tenevo a dirla, perché magari poi uno uh, si ritrova con un uh, simmino che, soprattutto per chi magari, no? Diciamo, è la nonna o il nonno della, della sim, diciamo così, in modo scherzoso. E magari si ritrova all'improvviso con la simmina che, o il simmino che ha un nome diverso, quindi ci tenevo a specificare questa cosa. Sì, selfie a parte, bella mia, um, Dunque, tu volevi fare una partita? Bene, direi di coinvolgere le tue sorelle, perché no? Fate una bella sfida voi che potete, perché siete il, proprio il numero giusto. Ecco, vedete che fastidio, che bello, ok? Viva le teste calde! E ovviamente, vabbè, l'abbiamo detto mille volte, ragazzi, non avranno più questi tratti, ovvio, no? E ci tengo a specificare una cosa di nuovo, che io utilizzerò la pozione per cambiare tratti. In modo tale che non avranno quelle cose fastidiose, ragazzi, di quando uno gli cambia i tratti, no? E gli rimangono, che ne so, per esempio, scegli macchina da ballo e ogni tanto si annoiano perché avendo, no, poi, poi cambi tratto, avendo avuto prima il tratto macchina da ballo, ancora continuano ad avere diciamo, no, eh, rogne perché avevano quel tratto. Tesoro, devi andare in bagno! Eh, allora dai, su, fai velocemente questa sfida. Questa si fa i selfie. Tesoro, stai giocando! Non credi che mm, non dovresti perdere tempo? Stiamo, ci stiamo scontrando contro gli alieni. Veramente, ha ragione, mamma mia. Sembri una bambina, guarda. Non puoi farteli dopo i selfie. Ah, avete ragione, anche perché ho dormito poco. Se non vorrei venire un mostro, se, se sembra una cessa. Ok, tesoro, non è vero, sei sempre stupenda. E quindi guardate, ragazzi, guardate che belle. Veramente, ma vi rendete conto? Guardatele, cioè, sono meravigliose. Io le amo tutte, ragazze, Amo tutti i figli di Milton. Poi, certo, a pelle magari, fra virgolette, possa aver legato di più con qualcuno, però. Ehm. Sono male, mi pugnalate proprio quando dite queste cose? Eh? Perché nessuno di voi ha detto non è vero che sei una cessa? Eh? eh guarda, scoppia una guerra ogni volta che parliamo <ride> del tuo aspetto fisico, direi che non è il caso. Ma sì, perché non ti fai prestare quella pistola di papà così cambi... Ehm, ti trasformi come vuoi? Sì, così magari diventa aliena anche lei. Beh, la pistola di papà è meglio non usarla, fidatevi eh, Bene, effettivamente lei sì che è saggia, tesoro, giustamente Potrebbe veramente trasformarci in un alieno Ma su, papà sarà uno scienziato pazzo con tanto di occhiali Ma mica veramente sta fuori E loro, no, ha, ha, ha creato anche una piattaforma per clonare sim Direi che sta fuori sì Bene, effettivamente sta fuori, ragazzi, sì um, Assolutamente sì Comunque noi facciamo questi discorsi da bambine piccole, sì non siamo più bambine, Oh, ora solo perché uno ha creato una piattaforma per clonare altre persone. Vi do... Dobbiamo ricordarti anche quando è stato rapito dagli alieni? Eh? Eh? Perché aveva azionato quella sua stramba antenna? Caro, parlano bene di te le tue figlie, eh? Sei contento, mamma mia, io al tuo posto lo sarei come. Oh, quindi fermi tutti perché c'è chi deve andare in bagno, c'è chi è stanco, un cavolo è un altro, tanto questa ragazzi... Fondamentalmente è un, un incontro. Ecco chi l'ha fatto? vabbè ragazze, ma perché? Da Milton ti devi alzare e riparare quel coso adesso? Io non lo so, ma veramente. No, non serve che ti fai la doccia, ma lavati le mani. Milton caro, mi dispiace interrompere eh, i tuoi sogni, ma qua le tue figlie hanno fatto casino, quindi riparazione esperta. E dicevo, questo qua ragazzi, fondamentalmente. Mm, non è un episodio fatto. Fai un pisolino così un minimo ti riprendi. Non è, dicevo, un episodio fatto per ehm, fare chissà cosa poi con, le, con, con i figli di Milton. In questo caso era il gruppo femminile. È più che altro, ragazzi, per... Eh, ecco, tu fai un pisolino qui. Anzi, fai una cosa, visto che vi avevo preparato la vostra stanza. Eh, direi. Fai un pisolino che poi non so perché qua avevo messo... Stiletti ragazzi mm. Ma che ci fa sto piatto qua Mamma mia ma perché Barbara aveva preparato quel piatto Ragazzi Che, che, che schifo Violet tesoro lo so Tu dici ma sono tornata e devo già faticare Mi dispiace tanto eh, Ma qua tocca chi ben comincia la metà dell'opera Allora No fermi tutti Sposati con Milton Cosa? Allora, nel prossimo episodio noi festeggeremo sicuramente, tesoro, vieni qua, svuota il compleanno è dei figli di Milton. Perché come potete vedere stanno già. Tu fatelo un altro riposino, tesoro, perché veramente stavi più di là che di qua. Mm, fidati, fai un, fai un pisolino. Ehm, vedete che iniziano, no? E io non voglio, ragazzi, voglio farli passare d'età a tutti contemporaneamente. Perché, tanto come ho già detto anche l'altra volta. Eh, tu hai perso, sì, tesoro, fa il pisolo che te passa, ma... Ehm, come ho detto anche l'altra volta, ragazzi, non cambia niente, cioè... Finché comunque eh, c'è Milton come erede, obiettivamente posso fare quello che voglio. Ecco, manca poco il compleanno di Mira. E quindi, ragazzi, mh, la questione è questa, cioè... Vedete, domani c'è il compleanno, inizia col compleanno di Sofia, quindi io domani... Cioè, ovvero lunedì prossimo farò il video in cui loro cresceranno e passeranno d'età. La domanda è... Secondo voi dovrei fare un video ehm, in cui mostro il compleanno e tutti i figli di Milton ragazzi per esempio vengono qua E eh, viva il trapano, sì. eh, scusate, tutti i figli di Milton per esempio dicevo ragazzi vengono qui in casa, vengono a festeggiare Oppure, quindi senza le mamme ragazzi, perché per ovvi motivi, mh, cioè è veramente impossibile ehm, Datti un colpo d'anca con qualcuno No, visto che sei tanto energica tesoro, vuoi fare un po' di... Mh, Ecco dai, vai, sì, direi che puoi, vai a fare del jogging energico, ehm, quindi senza le madri ragazzi, perché capite bene che altrimenti qua sarebbe altro che delirio, ah ma piove che, che gioia, ehm, oppure preferite che io mi sposti eh, di casa in casa per far festeggiare il, il compleanno, quindi che sia Milton ragazzi che... Ehm, Pulito, caldo e asciutto Vabbè, prendi e riponi Ma io mi sa che ho fatto confusione ragazzi Vabbè, dettagli ehm, Dicevo... Non che i figli vengono qua senza le mamme e Milton festeggia qui con tutti loro, ma che Milton per esempio ad andare ora, loro due eh, vivono qua. Però sarà Milton ad andare a casa di Sofia e insieme alla mamma di Sofia Bonnie, in questo caso. Eh, Festeggeranno il compleanno a casa delle Campfire per capirci, non in casa Rainbow. Eh, la stessa cosa farà poi andrà a casa Green. Insomma così ragazzi. Perché. Sono un po' indecisa, vi dico la verità, questa c'ha il plumba girato, vuoi mandare un messaggio irritato a qualcuno, tesoro, un sms furente, a chi? A chi? A chi vuoi mandarlo? A Giulio Fontana, che vedo che già non hai un buon rapporto con Giulio Fontana, <ride> se fosse proprio sì, uh, sei figlia di tuo padre, evviva, vai, manda il messaggino a Giulio Fontana. E quindi, sì, consigliatemi voi ragazzi, tutti a casa di Milton o oh Milton... Che si sposta di casa in casa per festeggiare. Rieccoci nel cast, ragazzi, perché siamo qua appunto con il gruppo dei maschetti. Allora cominciamo. Abbiamo Michael Rainbow Vega. Guardate che bello, ragazzi! I video di Milton sono tutti splendidi. E lui, insieme al suo gemello Rafael che vi mostro subito. Guardateli, sono si somigliano veramente tanto ragazzi effettivamente sono nati dall'unione di Milton con Esmeralda Vega la simina che mi è stata gentilmente creata da Dream Like Moon ed eccoli qua ragazzi ve li mostro in tutto il loro splendor e quindi sì eccovi qua poi abbiamo Jacob Rainbow Scott Lui, eh, lo avete visto, è stato l'ultimo, ragazzi, dei figli di Milton Che ha, um, come dire, potuto vivere il suo primo appuntamento romanticoso E quindi sì, ragazzi, ecco il nostro Jacob Jacob, ragazzi, è nato dall'unione, ovviamente, di... Um, sempre di Milton, ragazzi, si vede, date la faccia E um, di Chloe Scott che era stata creata è stata creata da Sciottolina, eccolo qua. Sono tutti belli, ragazzi, sono tutti belli. Poi abbiamo, ragazzi Pablo Rainbow Logan. Guardate pure lui che gran fustacchione. E lui, ragazzi, è nato dall'unione di Milton con Maddie Logan. Che mi è, è stata gentilmente comunque creata da Cherry Blossom Channel Che ringrazio, io ringrazio tutte ragazzi, tutte, tutti, tutte Perché veramente vi ringrazio di cuore Ecco qua Poi abbiamo Jackson Wonderland Rainbow ragazzi ovviamente, mi sono dimenticata di aggiungerlo ma vabbè sapete che sono tutti rainbow e lui è nato, ragazzi, dall'unione di Milton con Alice Rainbow, scusate, Wonderland, che eh, mi era stata gentilmente eh, donata, ecco, è stata creata da Adanae Sims. Guardate pure lui che bel simmino, ragazzi, veramente splendido, splendido, splendido. Proseguiamo con Andrea Rainbow Ricci. Eccolo qua ragazzi eh? Ma che dobbiamo dire a sti figli di Milton? Che li dobbiamo dire? Guardateli Guardateli E lui ragazzi è nato da, da, dall'unione ovviamente di uh, Milton con Jessica Ricci Che um, era stata comunque creata uh, da Simmer Joe Guardatelo ancora una volta E infine ragazzi abbiamo Kevin Rainbow Layton Eccolo qua, ragazzi, eccolo. Ve lo mostro. Era comunque anche lui nato dall'unione di Milton con Abigail Layton, che ehm, era stata comunque creata da Death Gamer. Io, ovviamente, ci tengo a ringraziare tutti. Tutte, siete stati gentilissimi veramente a creare tutte le mh, pretendenti per Milton perché soltanto per merito vostro sono potuti nascere sti gran figoni e quelle gran figoni. Eccoci qua, ragazzi, con il gruppo dei maschietti che sono intenti a chiacchierare, a <ride> giocare con i videogiochi perché, ovviamente, sì, a guardare la partita. Chi chiacchiera, insomma, ragazzi, sono qua. Beh, ho sentito le nostre sorelle, vorrebbero organizzare una festa strepitosa, non sarebbe la morte di nessuno, no? Eh? Del resto anche noi? Ma guarda, veramente mi lasciate come una statua quando decidete queste cose. Vi prego, ditemi che non avete deciso nulla perché non sono tipo tipo che, a cui piace prendere le mosche. Ma speriamo sia una bella giornata prima di tutto, perché altrimenti la vedo difficile. Eh? Tu che ne pensi? Eh? Ma, ehm, secondo me sono discorsi da ragazzini, ma dovremmo parlarne invece di stare qua, ragazzi, eh? a giocare con i videogiochi. Forse dovremmo parlarne di questo compleanno, perché è una festa enorme, insomma, festeggiamo tutti. Beh, in effetti magari non è il caso di giocare con i videogiochi. Sentite, qua ci sono degli alieni da uccidere. Esatto, con la nostra pistola magica li stiamo facendo fuori. Sì, va insomma. Io ho letto dei libri a proposito e forse ehm, non dovremmo, mh, come dire, mh, preoccuparci soltanto del cibo, ma anche, insomma, dell'allestimento, tipo vogliamo mettere qualche statua, per esempio. Lui, ma che dici, ma che siamo bambini con le statue? Guarda, no, non credo sia il caso. Insomma, mica stiamo facendo, tipo, festeggiando un anniversario di, di matrimonio, insomma. Ecco, l'importante è che ci siano dei bagni a disposizione per tutti. Eh sì, sapete com'è? E attenzione ai rifiuti, perché una buccia di banana sul pavimento è la fine, ragazzi, eh? Veramente è la fine. Ma dobbiamo anche pensare ai dolci, ragazzi, anche a quelli. Insomma, vabbè, ragazzi, eh, guardiamoci un secondo il calendario. Perché come potete vedere, sì, domani è il compleanno proprio di Jacob, ragazzi. Quindi, come potete vedere, non tutti i pargoli crescono insieme, guardate. È una, una tragedia proprio. Io non lo so perché ci sono compleanni così ehm, sparsi, ragazzi, vi dico la verità. Loro sono cresciuti tutti insieme come avete potuto vedere, quindi non, non me ne capacito. Però vabbè, insomma, chiacchierate, ragazzi, chiacchierate, perché sì, è proprio il caso, e magari tu potresti anche dire la tua, no? Del tipo, um, fai una conversazione profonda con tuo fratello, e credo che anche a quello gli rode il plumbob, ragazzi, tu cerca di calmare tuo fratello, del tipo, ma dai, ma anche se hai perso, insomma, um, non devi prendertela, no? Piuttosto parliamo della festa. Ecco, tu, sulla base dei tuoi interessi, cosa pensi dovremmo fare? Eh, mamma mia, ragazzi, questi stanno tutti col plum bob girato. Eh, che, eh, che facile la vita qua, ragazzi. Discuti dell'umore furente. Ma dai, non devi essere infuriato. Può capitare a tutti di perdere una partita, ma non è mica la morte di nessuno, vero? Sì, è una testa calda, ma va? Vi somigliate un po' a tutti qua. Eh, Spettegola, dai, immaginiamo stiano spettegolando sulla festa. Eh? Al di là della raccolta differenziata Se piove ragazzi è un disastro Ma vedrai che ci sarà Sarà una bella giornata Ma non l'hai visto il tempo qua fuori? Ma devi, non solo perché hai perso, devi, capito, arrabbiarti Dovrebbe anche esserci un posto per permettere alla gente di riposare Perché si sa che uno si stanca in fretta a questi eventi Sei un fuoco che arde in questo momento, calmati Insomma, vabbè ragazzi, mh, al solito, quando si riuniscono i pargoli di Milton Ci sta sempre il caos, chi parla Ma il caso, comunque, io non, non, non includerei dei videogiochi alla festa Ma secondo me devi darti, cioè, devi ascoltarmi e ascoltarmi. Quello, ascoltare quello che io ho da proporre, tu dovresti ascoltare me. Insomma, vabbè. Guarda che se avessimo giocato con il PC, eh, ti avrei sconfitto. Sì, vabbè, ma non è la morte di nessuno, mamma mia. Sicuramente non ci sono problemi di soldi, possiamo, insomma, spendere quanto vogliamo. Sì, ma credetemi, dobbiamo essere responsabili. Perché spendere troppo denaro per una festa quando potremmo viaggiare? Sicuramente la casa dovrà essere pulita, se no, mh, alla fine, se no, chi se lo sente? Eh, nostro padre, voglio dire. E quanto alla musica potremmo chiedere a Kevin lui se ne intende Beh sì, sono un artista delle note musicali ragazzi Comunque se soltanto Michael mi ascoltasse eh Qua scoppia la guerra ragazzi, metterci d'accordo è difficile, perché non andiamo magari, che ne so, uh, sul campo di basket a parlarne, eh? Dopotutto la festa stabilirà anche chi ti trasferirà qui, no non è vero tesoro, Indipen cioè, indipendentemente dalla festa, l'erede è in centroampero Su, non facciamo discorsi da lama, io propongo che ci siano dei dolcetti che tutti possono tranquillamente mangiare e non uh, soltanto la torta e questo sta col plumbo girato. Ti sei scordato, eh? Ti sei scordato che mi hai battuto? Vabbè, ragazzi, insomma, abbiamo capito. Ehm, C'è sempre il video. Io, interio. ragazzi, volevo. Nel primo caso, comunque, magari, facciamo conto che la festeggiamo qua o in un lotto, eh, trasferire, per esempio, ecco, facciamo prima crescere tutti i ragazzi e poi crescere tutte le ragazze, quindi dividerli in modo tale che io posso gestirli, così non fanno quello che cappero vogliono, magari se ne vanno, magari tocca richiamarli 500 volte. Oppure, se vado, per esempio, a casa, ecco, di, mm, eh, oddio ragazzi, di Jackson, ecco, ora non mi veniva il nome, di, sì, di Jackson, ehm... Um, Trasferirei lì Milton, così Milton lo trasferirò. Ragazzi, mettiamo caso che vinca la seconda opzione. Ogni volta lo trasferirò momentaneamente a casa di ogni, eh, diciamo, no, una volta in casa Wonderland, una volta in casa Vega, una volta in casa Ricci, eccetera, eccetera. In modo tale da poter comunque gestire tutti quanti. Ditemi voi cosa ne pensate, ragazzi, perché secondo me, mh, diciamo che a prescindere da. Ciò che preferite comunque la cosa migliore secondo me sarebbe poterli gestire sempre perché altrimenti ragazzi sappiamo bene che sim fanno quello che cappero vogliono se ne vanno se ne vanno via prima magari si scocciano eccetera eccetera quindi non mi va di stare 800 volte a doverli richiamare tutti perché capite bene che diventerebbe altro che impresa titanica mh, di più. Acquisite l'abilità di cucina? Ma quando l'ha acquisita l'abilità di cucina? Che sta seduto qua? Ragazzi, ma veramente. Ma io non ho parole. Ma perché capitano ste cose? Cioè, sta partita. Ecco. Ma perché anche lui ha acquisito l'abilità di cucina? No, vabbè, sono cose mistiche. Ma che cappero state facendo, ragazzi? Siediti pure tu. Ma a turno stanno acquisendo tutti i ragazzi. No, veramente questa cosa. Altro che mistica, comunque. Guardate, a turno. Tu... Ah ma perché state guardando il canale di cucina Sveglia io come sempre ragazzi ovviamente E beh si sono sintonizzati sul canale che stava guardando Violet giustamente Quindi non capivo Cioè ho detto ma perché questi stanno acquisendo l'abilità ragazzi mamma mia Io pure sempre sveglia eh Sempre sveglissima ragazzi mm, come, come potrei del resto Essere più sveglia di così In Questo episodio Ragazzi in questo episodio eh, Quindi nei commenti di questo episodio qua voi dovreste scrivermi eh, per quanto concerne il gruppo femminile due nomi. Per quanto riguarda il gruppo maschile tre perché sono sette ragazze, quindi obiettivamente sì, mi rendo conto che magari apparentemente possa sembrare un vantaggio per i maschietti ma in realtà non è così. Perché alla fine della fiera, ripeto, sempre due nomi, uno per, per le femmine e uno per, per i maschi, no, eh, resterà alla fine. Quindi sotto a questo video dovete scrivermi, dovreste, cioè se volete comunque, scrivermi due nomi per quanto riguarda il gruppo femminile, pensando a quale delle due, eh, sulle quattro ragazze, quale delle due voi vedreste bene come erede della seconda Secondo generazione. Voi? Su questi sette pargoli di Milton, chi sono i tre che preferite che secondo voi dovrebbero appunto ricoprire il ruolo di erede della seconda generazione, tre nomi, e questo entro il 10 novembre, sabato 10 novembre, ore 16. Poi uscirà il video, mh, ragazzi, in cui festeggeremo il compleanno comunque di tutti i pargoletti, quindi stiamo parlando, ragazzi, di eh, lunedì 12 novembre. E una volta che in quel compleanno, e fatemi sapere se l'opzione 1, ovvero tutti qui o in un lotto senza le mamme, o opzione 2, Milton che va in ogni casa, quindi con le mamme, ma non ci sono tutti i fratelli, quindi quale delle due opzioni preferite in questo senso per festeggiare il compleanno, eh, quindi nel video del 12 mh, voi dovreste, avrete tempo comunque per darmi un solo nome fra quelli più votati. Perché io poi vedrò comunque no, i, due nomi, i due nomi che sono stati più votati nel gruppo delle femmine e i tre nomi che sono stati più votati nel gruppo dei maschi. Vi proporrò anche a secondo mio gusto, ovviamente. Um, um, il, cioè. Vi dirò, comunque, ecco, scusate, il nome che i nomi più votati, e vi dirò di sceglierne uno soltanto. Sia per quanto riguarda le femmine, sia per quanto riguarda i maschi. E questa seconda, diciamo, votazione dovrà. Um, cioè, terminerà entro sabato 17 novembre ore. 16. Ovviamente ci tengo, ragazzi, Quindi... a sottolineare una cosa. Non dovrei neanche dirlo, però lo dico perché mi sembra giusto. Invito le diciamo, coloro che hanno contribuito, ecco no. Um, a creare le pretendenti di Milton. Quindi chi ha creato le pretendenti per Milton eh, a non votare ovviamente per i propri nipoti, chiamiamoli così. Sempre per eh, scherzo, ragazzi, per, far, per capirci subito. Perché ovviamente, ecco esempio, Dream Dreamlike Moon, che guarda caso questi sono seduti vicini, eh, che ha creato Esmeralda, da cui sono nati questi due bei fustacchioni, non mi voterà, spero, per Raphael o per Michael. Stessa cosa per esempio, Cherry Blossom Channel, cioè, mm, Death Gamer, insomma, non, vo non votate per il vostro, votate per... Eh, un altro, preferibilmente, perché capite bene che, um, non lo so, mi sembra, mi sembra più logico, poi certo, sempre a vostro buon cuore, diciamo, però, ecco um, sì, secondo me sarebbe proprio, senti caro, ma tu lo sai che hai un letto qua? Sarebbe secondo me la cosa migliore, poi, ovviamente ragazzi, ripeto... Sempre a vostro buon cuore, a, vo a coscienza vostra, insomma, come preferite. Però secondo me, veramente, ragazzi, eh, lo trovo molto più giusto, insomma. Quindi staccatevi tutti quanti, perché è qua è il caso di farsi in pisolo. Perché siete non sfatti di più. Ah, non voglio andare in bagno. Scusa, 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 scusa. Ho rotto le pere, me ne rendo conto, scusa. E quindi sì, ragazzi, spero che le votazioni comunque sia tutto chiaro. Ovviamente, ragazzi, voterete eh, nel video, no? Quindi in questo caso mh, per dirmi i due nomi del gruppo femminile e i tre nomi del gruppo maschile voterete sotto questo video. Per dirmi poi il, un nome sia per il gruppo femminile un, e un nome sia per il gruppo maschile voterete sotto al video ehm, che uscirà il ehm, ve lo dico subito il 12, se non ricordo male. Ecco. Sì, perché ho il calendario qua. Quindi sì, il 12 Così, ragazzi, insomma, no, abbiamo tutta la situazione è chiara, ecco. Vi ricordo comunque sempre per una questione, ragazzi, di onestà, che uh, comunque mi prenderò la libertà, ragazzi, di scegliere poi il um, io, comunque l'erede della seconda generazione, orientandomi ovviamente anche su uh, quindi considerando anche i voti, i vostri voti, comunque, ecco. E vi ricordo che ho una storia in mente per ognuno di loro Quindi dove caschiamo, fra virgolette come si dice dalle mie parti Dove caschiamo, caschiamo bene ecco Quindi ragazzi io direi che uh, noi possiamo fermarci qua per questo episodio Anche perché poi ora scatta il giorno dopo e è il giorno del compleanno Quindi io ragazzi vi dico subito che massimizzerò tutti i bisogni Perché tanto non, non infrango le regole della challenge Perché Milton ha terminato la sua generazione Adesso stiamo in mezzo tra praticamente la fine della prima e l'inizio della seconda Quindi in questo caso fra virgolette Tutto è concesso Quindi massimizzerò i bisogni di tutti e a quel punto li bloccherò Festeggerò il compleanno E ricordatevi di dirmi la modalità Quale delle due modalità, quale delle due opzioni preferite ah, sì, Io direi eh, che noi possiamo fermarci qua per questo episodio Ci tengo ancora una volta a ringraziare eh, Tutti e tutti coloro che mi hanno ehm, creato all'epoca le pretendenti per Milton che me le hanno gentilmente donate, inviate eh, io ragazzi e ragazze veramente l'ho apprezzato proprio tanto, ma tanto tanto, grazie perché è solo per merito vostro se abbiamo potuto eh, comunque avere tutti questi fustacchioni se ora c'è diciamo se la storia ha preso questa piega insomma che io trovo sinceramente molto interessante mi piace l'idea comunque che Milton abbia tutti questi figli mm. Sì, mi piaceva, ecco, insomma, quindi veramente grazie, ma proprio grazie dal più profondo del cuore. Quindi ragazzi, se il episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mentre mi piace lasciare un commento, vi ricordo che in descrizione e nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale e anche le playlist. Ma Soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber Che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 E gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando andate in tutti i loro canali Iscrivetevi, campanelline attive Perché soltanto con le campanelline attive ragazzi Riceverete una notifica quando qualcuno di noi Pubblicherà un video sul suo canale Quindi mi raccomando Sempre campanelline attive Ecco andate a scuola che male non vi fa Bene bene ciao Detto questo, ragazzi, vi ricordo che ho un secondo account Instagram, ValucciaSimStories, nel quale sto pubblicando la storia della famiglia Huggins, quindi eh, spero veramente che andrete su Instagram, ragazzi, e dirmi cosa ne pensate, perché mi farebbe veramente tanto, ma proprio tanto, tanto piacere. Mi raccomando, votate, votate, eh, votate, beh. aspetto i vostri voti. Quindi, grazie veramente di cuore a tutti voi, vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, vi rimando come sempre al prossimo, ormai... Lo sapete bene, sol, Sul Simmers! E non.